I carabinieri della provincia di Cuneo hanno presentato i dati di un anno di attività. I delitti sono stati 16.705, 238 in meno rispetto al 2010, 2 in meno gli omicidi e 18 in meno le rapine, ma quasi 400 in più i furti, che si attestano su 8.233. I furti in genere rappresentano il 45% del totale dei reati che si verificano in provincia e un 30% di questo 45% riguarda proprio i furti in abitazione. Il furto in abitazione è un reato che non è facile scoprire. Le operazioni di servizio che abbiamo portato a termine, anche di un certo rilievo, nel 2011 sono andati a colpire l'organizzazione criminale, poi responsabili di diversi furti, ma rimangono evidentemente un alto numero di reati non scoperti. Credo che sia importante che anche i cittadini siano molto attenti a difendere le proprie cose. Succede ancora con eccessiva frequenza che i ladri riescano ad entrare per una porta lasciata aperta, per una finestra lasciata aperta, o riescano a rubare una macchina lasciata con le porte aperte, con la chiave inserita nel quadro di accensione, oppure succede che gente anche munita di allarme non lo inserisca. 118 le denunce per violenza sessuale, con 36 uomini arrestati. In un caso su 10 sono le donne ad essere responsabili di atti persecutori nei confronti di ex compagni. 702 le persone arrestate e più di 6.500 denunciate. Per la prima volta in Granda nel 2011 si è manifestata anche la criminalità organizzata. Abbiamo avuto riprova di una presenza che si andava strutturando da parte dell''Ndrangheta nel Basso Piemonte e anche nella provincia di Cuneo, in particolare nell'Albese e Braidese. Il 21 giugno furono eseguite 9 ordinanze di custodia cautelare per associazione per delinquere di stampo mafioso, quindi questo ci indica, se ce ne fosse stato bisogno, che la guardia va sempre tenuta molto alta e che non ci sono territori che per definizione possono ritenersi avulsi da questo pericolo. I carabinieri rilevano il 90% degli incidenti stradali. In base ai vostri accertamenti, quali sono ad oggi le cause dei sinistri? In particolare gli incidenti con morti, che poi sono gli incidenti più gravi. Rimane il dato nazionale, anche si replica qui in provincia, che la distrazione e la violazione delle norme di comportamento sono le cause più frequenti di incidenti.